visto che il fornitore è uno dei cioè è una controparte importante, è tre aggettivi per identificare il fornitore ideale. Marco Min. Ora, tre aggettivi, direi specializzato, quindi il fornitore deve essere specializzato su un prodotto, non è più periodo dei generalisti, okay. Questo non dobbiamo esserlo noi, non deve essere il fornitore. Un fornitore aperto / innovativo, quindi che abbia voglia di mettersi in discussione, di innovare e di provare ad osare a fare qualcosa di nuovo. E un fornitore strutturato, quando intendiamo per strutturato, parlando di logistica e di HACCP, quindi di servizio qualità. Perfetto. Krog? Sì, li sintetizzo, non li metto in ordine di importanza. Dai. Io direi efficiente, nel senso che mi deve dare la logistica e soprattutto deve avere le potenzialità, perché comunque di pesce ne acquistiamo, quindi deve avere i quantitativi. Etico, perché tutto quello che è relativo alla salvaguardia della freschezza, della salubrità del prodotto, per noi è un elemento assolutamente fondamentale. E inevitabilmente mi aggiungo anch'io con il concetto di innovativo, che ovviamente in questo caso non è tanto riferito al discorso del banco assistito, ma ovviamente a tutto quello che ci dicevamo prima rispetto all'opportunità del takeaway. Perfetto. De mezzo. Sì, allora per me deve essere affidabile, trasparente e poi ci aggiungo un industriale, nel senso che nel settore si sente la mancanza di proprio un'industria forte che ci aiuti sia nel sviluppare nuovi prodotti, nuovi packaging, come hanno detto i colleghi, ma soprattutto a poi comunicare e andare sul mercato, a parlare con i clienti. Ok. Sì, si può racchiudere tutto, forse in una parola: deve essere un partner. Ok, e quindi? E quindi deve essere trasparente, condividere l'obiettivo finale e quindi lavorare insieme per raggiungerlo. Priorità del 2018? Ora, per quanto riguarda noi, la priorità è sicuramente la formazione dei collaboratori, quindi con la ripartenza delle accademie di mestiere e dell'accompagnamento ai punti vendita, e poi il continuare quello che ho spiegato prima, la differenziazione, quindi il localismo, il recupero del localismo e dell'offerta. Perfetto. Conad Adriatico, priorità? Formazione e allineamento al progetto della gastronomia calda e fredda il più velocemente possibile. Perfetto. Per il 2018 qualità e territorialità, diciamo. Perfetto. Per il 2018 andare in rollout con un nuovo modello, tentando di portarlo su più punti vendita possibile e vedere di iniziare a portare a casa un po' di risultati. Perfetto. Grazie a tutti, vi ringrazio.